Ci sono nella Repubblica Sociale antisemiti, convinti antisemiti, alla Preziosi, anche Farinacci o altri. Ma non è l'antisemitismo, ciò che caratterizza la Repubblica Sociale Italiana, ecco, è un aspetto dentro la Repubblica Sociale Italiana, ma non la caratterizza, nel senso che se abbiamo dei giornali in cui l'antisemitismo è più evidente, è più smaccato, è più violento, più in altri compare molto meno, che vuol dire che ci sono alcuni che, per i quali non è così centrale, non è centrale. Se fosse stato centrale, se li sarebbero gestiti loro i loro ebrei, in realtà non è così centrale. Possono cederli ai tedeschi. Allora, i tedeschi hanno acquisito, si dice, in questa fase un'importanza gigantesca perché per loro, per i fascisti, cioè per gli aderenti alla Repubblica Sociale Italiana, sono i tedeschi che combattono la guerra dell'asse Roma-Berlino. Sono rimasti solo loro. Noi cerchiamo di aiutarli come possiamo, cerchiamo di riportare gli italiani sul fronte del combattimento e quindi con la propaganda, forzandoli, facendo tutto quello che si può perché gli italiani tornino a combattere a fianco dei tedeschi, ma in realtà ci sono solo questi tedeschi a combattere, quindi noi dobbiamo aiutarli in tutti i modi perché sono i nostri alleati, ai fini appunto di questa Europa fascista che si deve, a cui si deve dar vita. Gli ebrei sono importanti per i nazisti, per loro sono importanti perché l'antisemitismo è prioritario, è centrale, è costitutivo del nazismo. Nel Mein Kampf è centrale. Quindi dire nazismo è sinonimo, si può dire, di antisemitismo, di razzismo in senso generale e di antisemitismo. Dire fascismo non è sinonimo di antisemitismo, non è l'antisemitismo, o anche il razzismo inizialmente, ma diciamo non è l'antisemitismo che caratterizzi il fascismo italiano, mentre caratterizza il nazismo, cioè il fascismo tedesco. Da noi, per molto tempo, gli ebrei partecipavano della cosa pubblica, erano inseriti nella comunità nazionale. Ci sono dirigenti fascisti ebrei, Podestà, ministri. Alcuni ministri fascisti sono ebrei, il che è impensabile, no? Ci sono anche dei comandanti militari, nell'esercito c'erano diverse figure. E addirittura si diceva si sono portate molto bene nella prima guerra mondiale, lo dice anche Mussolini, quindi si sono comportati molto bene. Quindi gli ebrei, non, a parte che erano pochissimi, ma l'antisemitismo non è costitutivo del fascismo italiano. Il fascismo italiano diventa antisemita, diciamo dopo la costruzione dell'asse Roma-Berlino. Qui ha ragione Meir Michaelis quando appunto dice Mussolini ha degli aspetti di antisemitismo nel senso che non sopporta i sionisti, cioè è preoccupato dell'ebraismo internazionale. Però è vero anche che fino all'asse, alla costituzione dell'asse Roma-Berlino nel 1936 questo antisemitismo non emerge. Emergerà dopo, perché? Sia per avere rapporti, non perché ci siano i tedeschi che spingono, no, è anche un momento in cui Hitler non può spingere, nel 1936 non può spingere nulla, non ha il potere di farlo, non è in condizioni di farlo, ma è che Mussolini, se vuole avere rapporti con la Germania di un certo tipo,
bisogna che risolva questa faccenda. E quindi è da quel momento, è dall'asse Roma-Berlino, ed è da quando, diciamo dal 37, che Mussolini va là, no, nell'autunno del 37, e vede la potenza tedesca, quella che a lui appare la grande potenza tedesca e del popolo tedesco. E quindi qua, vedendo questa potenza e quindi pensando che alleandosi ancora più a fondo con la Germania, lui potrà diciamo avere un peso internazionale sotto il profilo diciamo politico, di politica estera e di territori da eventualmente colonizzare, no? Come impero e territori, essere facilitato in questo da un'alleanza con la Germania hitleriana, anche perché Hitler molto abilmente ha bisogno di alleati in quel momento, perché è da solo, e quindi cerca di blandire Mussolini. Hitler non è interessato al Mediterraneo, e lo ripete più volte. Il Mediterraneo, ripete sempre il Führer, è spazio italiano. Infatti Collotti, questa cosa qua l'ha sottolineata, Enzo Collotti, ed è giusto sottolinearlo, sono d'accordo con lui. Poi c'è l'esperienza in Spagna che fanno insieme fascisti e nazisti. Insomma, Mussolini ormai fra il 37, dopo il 36, nel 37 e 38 ormai ha scelto il campo. Quindi è per questi per questa volontà di potenza, per un'espansione di tipo imperiale, imperialistica, che ci si accosta al razzismo e all'antisemitismo. Fino al 25 luglio la gestione degli ebrei era aspettata sempre agli italiani, e gli italiani ci avevano tenuto nei vari teatri occupati dagli italiani a avere un certo atteggiamento, dire ce li gestiamo noi. Ogni volta che in Francia si diceva bisogna consegnare alla polizia francese, bisogna consegnare eccetera gli ebrei, gli italiani avevano sempre detto di no, proprio per un loro prestigio, per il fatto che rientravano nella giurisdizione degli italiani, quindi loro non volevano subire una minorazione, cioè che qualcun altro gli imponesse una decisione. Dovevano deciderlo loro, non perché fossero amanti degli ebrei, forse qualcuno, ci poteva essere qualcuno che non era antisemita, però più che per non antisemitismo, era per questo fatto di un prestigio nazionale, di non farsi dare ordini su quello che si doveva fare rispetto agli ebrei. Con la RSI è chiaro che sono cambiate le cose, ed è chiaro dal punto 7 del Manifesto di Verona, che è brevissimo, è una riga e mezzo. Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire, si può mettere un'equazione nascosta, ma si affidano ai tedeschi, sono da affidarsi ai tedeschi. Qui il salto di qualità. Perché sono stranieri, durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica. Chi si occupa dei prigionieri di guerra nei mesi dell'occupazione tedesca dell'Italia? I tedeschi. Se viene recuperato un aviatore americano o inglese, chi è che deve correre subito a prenderselo? O a chi va portato, va consegnato? Al comando tedesco. Quindi tutto ciò che riguarda la guerra, in questo senso i nemici di guerra, il pericolo, pericolo maggiore, questo è cosa che riguarda i tedeschi. Io devo portare l'aviatore
attore ai tedeschi, io devo portare l'ebreo ai tedeschi, sono i tedeschi che poi dice, cioè uno potrebbe inserirci questa riga, ciò, no? E quindi vanno consegnati ai, ovvio che loro non ce la mettono perché non ce la mettono, ma di fatto, questa è una mia convinzione profondissima, significa questo, perché i nemici, e quindi appartengono a nazionalità nemica, dunque vuol dire che io glieli consegno, io te li prendo e li prenderanno, e quindi loro li prendono, decidono, ma soprattutto quello che pesa di più è la consegna ai tedeschi, sapendo ai livelli dirigenti, non a tutti i livelli, è chiaro, perché a tutti i livelli, ai livelli più bassi non lo sapevano, ma ai livelli dirigenti sapevano che fine avrebbero fatto, che fine avrebbero fatto, e quindi predispongono e quindi organizzano loro per la futura deportazione.